eravamo rimasti al fatto degli anni 70. Al fatto degli anni 70, sono briaconi. È l'intervista etilica. Hanno superato i livelli dell'intervista etilica. Volevo dire. Un po' di rispetto. E che manca, ma che cane. L'ho fatto andare via. Ma a casa parla. Allora, stavamo dicendo anni 70, perché la musica inglese? Perché quelli ci hanno mandato stasera, gli elettrauti. Noi abbiamo chiesto i meccanici. Ci hanno mandato gli elettrauti e avevano il repertorio inglese. Va bene? Sono stato esauriente? E serata anni 70, Nino cosa ha preparato e come è riuscito a prepararla? Ha fatto un miracolo. Ha preparato lo spaghetto aglio e olio dentro a una pentola sola. È stato un miracolo. Ci vuoi illustrare? Perché negli anni 70 ci si doveva arrangiare un poco, c'erano le donne che ci inseguivano e ci volevano picchiare dicendo la figa è mia e la gestisco io, e noi eravamo costretti a correre a dire ma che dobbiamo fare qua? Noi eravamo alle prime armi anni 70, cioè si può dire nell'adolescenza della cosa. Peperoncino, qualcosa di calabrese, vai. Il canto invece, il canto degli anni 70, la cosa è mia. Invece il canto degli anni 2000, qual è? Ma quale vuoi sentire? Quella lì, ultima. L'ultima, sempre la stessa? Oppure? Sempre quella lì e quella. La pucchia. È un artista. Tony D'Alessio è un grande artista. È un grande artista. L'Ubriacona non perde occasione per poter fare un ultimo brindisi. E così ci lasciamo dal Bodeghero. A mercoledì prossimo. Grazie.